Nei tempi duri della pandemia ci si contagia soltanto con la bellezza in un real bosco tra i più grandi d'Europa, tra monumenti vegetali e capolavori d'arte. Succede a Napoli, nella nuova hub dell'ASL per la lotta al Covid, realizzata nella fagianeria del Real Bosco di Capodimonte. Sono questi miracoli. Direi che la mia esperienza a Napoli è sempre stata quella. Le cose normali, semplici, sono quasi impossibili, ma le cose impossibili si fanno con un miracolo. E questo è un nuovo miracolo. Oltre il metro dell'arte abbiamo il vaccino dell'arte. È un vaccino storico per due motivi, per la crisi del momento e l'altro perché siamo in un posto veramente meraviglioso. Ci venivo da ragazzo ed era bellissimo qua venire. È l'occasione, si viene a fare un atto importante e ci si conforta nello spirito e nella vista, per cui io credo che Napoli non potesse avere nulla di meglio. Fare un vaccino è importantissimo ed è legato alla salute generale di tutti, però farlo in un luogo diverso da quello che è ospedaliero è sicuramente molto più ameno, insomma. Insomma, lei si è proprio rilassato, si guarda intorno, se la sta godendo. Sì, sto godendo, sì, effettivamente sì. Sto godendo questi 15 minuti di pausa. Non me ne vorrei andare più da questo posto. Bellissima giornata, tutto quanto ha funzionato perfettamente, nessun problema. Direi che l'identità, la missione dell'istituzione ha cambiato e siamo entrati in un luogo multiculturale con una polisemia di senso, di indicazione, di missione abbastanza nuova per questo luogo. È una grande chance. Al Bosco di Capodimonte per Napoli, io direi che è Napoli, è un motivo di orgoglio. Sapere da dove veniamo ci aiuterà anche a capire dove andare, qual è il percorso che dobbiamo fare. Direttore, in realtà andando all'indietro, facendo un salto all'indietro nella storia, era già successo che questo sito fosse utilizzato per i vaccini? Sì, non la fagianeria, addirittura la Reggia. All'epoca Savoia, 1917, è stato fatto il vaccino della vaiola a Capodimonte. E durante il primo lockdown avevamo fatto tante ricerche per fare le pillole d'arte a mettere sul sito di Capodimonte. E una di queste pillole era questa, una fotografia che fa vedere il personale della corte Savoia a Napoli, a Capodimonte, che riceve il vaccino. Una cosa meravigliosa.
Come sempre la storia illumina il presente, anche quello difficile nei giorni del coronavirus, della pandemia. Così rileggendo ad esempio quanto accadde per l'epidemia di colera del 1836, si trovano tante analogie con l'attualità. Covid, vaiolo, peste, colera, la gloriosa storia dei medici napoletani, degli incurabili alle prese con i morbi, che hanno segnato e raccontato la storia della città, ricordano proprio ai visitatori della Faggianeria, protagonisti della più grande campagna vaccinale della storia, che la speranza della cura deve essere sempre confortata dai valori di bellezza e solidarietà. Diciamolo, i medici e tutto il corpo medicale sono nostri eroi, si comportano in un modo così ammirevole che lavorare con loro ci siamo tutti sentiti anche più grandi. E quindi la dimensione sanitaria, la dimensione sociale, la dimensione estetica, tutto si è messo insieme per portare un messaggio positivo a questo momento difficile della storia umana. Perché nella modernità, da molto tempo, una crisi del genere che si avvicina a un tipo di guerra, ma una guerra con un nemico invisibile, un nemico che non conosciamo, è una cosa di una grande difficoltà. Allora, lavorando con loro, abbiamo deciso di anche pensare al luogo dell'osservazione, l'ultima stanza. E abbiamo pensato portare una serie di capolavori, ma non abbiamo fatto una scelta sulla base della pittura barocca, i grandi sacrifici dei martiri cristiani. Abbiamo evitato la peste, abbiamo evitato tutte queste cose. Abbiamo portato le pitture le più gioiose di Capodimonte. Una scelta basata su come l'arte può portare anche leggerezza, gioia, felicità. Il pubblico, entrando in questa sala, è trasformato, è stato vaccinato, ha la visione sul bosco, sente questa musica e c'è un'ansia passata. È entrando in un momento di contemplazione. Le pitture che abbiamo messo sono Carlo III, quindi il simbolo di questo luogo che è stato creato da lui. E poi la Danae, che è una pittura di un grande erotismo, che fa capire anche come la Chiesa nel Cinquecento aveva un'idea della religiosità, della sacralità, della cristianità, ma anche del mondo antico, diverso dal nostro, perché questa pittura che rappresenta una donna nuda che riceve una pioggia d'oro, è stata commissionata dal grande cardinale Farnese, a Kert, che è il Grand Tour. A Kert viene a Napoli con Goethe, è il pittore che accompagna Goethe e che ha creato proprio le immagini che sono le cartoline dell'epoca, che sono state delle immagini mondialmente famose di Napoli e anche di Roma. L'ha fatto nelle due luoghi, che sono le due città che Goethe ha amato di più in Italia, che Roma e Napoli, perché Goethe era, come tutte le grandi figure dell'illuminismo, era un amante dell'antichità e questo luogo per lui era la Grecia eterna. Quindi tanti sono venuti della Germania trovando a Napoli un'idea della Grecia, della Magna Grecia, che ancora oggi direi il nord vede questa parte del mondo come la Magna Grecia, e anche io come francese lo vedo così. E io sono convinto che tante persone che vengono qui per la vaccinazione, anche persone del quartiere, non sanno bene che c'è questo bosco che è molto più grande che si vede, perché il bosco di Capodimonte è il più grande bosco urbano d'Italia, sono 134 ettari. Avete fatto un'iniziativa che promuove proprio un biglietto scontato per chi è vaccinato? Abbiamo fatto un biglietto a metà prezzo, per 5 euro si può visitare il museo di Capodimonte, e abbiamo deciso di dare a questo biglietto una durata infinita, si può utilizzare subito o a qualche sia momento
della vita, diciamo, speriamo di durante l'anno. Si crea sempre di più un legame sotto la sua regia tra il museo, il bosco, le persone, l'emergenza sanitaria. Anche questo voler far tornare le persone che comunque quando entrano ovviamente rimangono, come ha detto, scioccate. E forse anche questo uno dei nuovi sistemi da interpretare in questa pandemia per una rivoluzione culturale che interessa anche i siti. Assolutamente. Le crisi sono sempre un'accelerazione della storia. Tutti i musei nel mondo hanno accelerato la loro attività e presenza virtuale. La digitalizzazione ha fatto un salto di qualità, di d'uso, di coscienza grandissima. Le crisi sono quelle, le crisi fanno uscire il futuro, ma spesso ricordano anche il passato. E Napoli è sempre stata una grande città medicale. Io come studente ho studiato un personaggio che è diventato uno dei miei modelli, se posso dire umilmente, che Domenico Cirillo è stato un modello per me. Un uomo di una cultura, di una generosità, di una empatia per le persone. E ancora oggi, quando vedo un medico a Napoli, riconosco una competenza, una tradizione che sinceramente non trovavo in America. Anche un'umanità che fa parte, secondo me, della visione del grande medico. È un onore per me essere qua, il luogo concilia il buon umore e dovrebbe favorire uno stato di, come dire, di serenità. È importante che i cittadini comprendano che è un'occasione unica da non perdere, quella di aderire alla vaccinazione. Il luogo è bello nei locali e anche fuori. Io sono veramente felice di essere qui e soprattutto di fare la mia parte in una guerra che dobbiamo combattere con tutte le nostre forze, perché dobbiamo uscire fuori da questa pandemia. Sono rimasto estasiato. A parte la bellezza dei quadri, la scelta proprio dei quadri, anche l'ambiente, queste superfici che sembrano vellutate, così colorate, fanno veramente rilassare. E oltre a rilassare i pazienti, secondo me li rilassano pure gli infermieri, i dottori, li vedo tutti tranquilli. Bellissima, stare all'aperto, in mezzo al verde, un posto meraviglioso che non sempre si viene a visitare quando non si ha tempo. È bellissimo. Ci vorrei venire una volta a settimana se ci riuscissi, perché è uno dei posti più belli, quindi uno è meraviglioso, l'unico tra pochi polmoni verdi della città. Siamo al caldo, siamo bene, c'è la speranza di ritornare alla nostra vita normale attraverso il vaccino. Ci sono luoghi che più di altri ci mettono in contatto profondo con i segni inconfondibili delle stagioni. Le statue dell'emiciclo scintillano al sole, fresche di un recente restauro che ne ha rispolverato la lucente bellezza del marmo. Queste statue sembrano dire accomodati, come un accogliente padrone di casa del Real Bosco. Il bosco reale è vivo e pieno di vita, si sentono gli uccelli più diversi che si alternano in un coro libero, come sono liberi i loro voli. Questo è il parco storico più grande d'Italia ed uno dei più grandi d'Europa ed è soprattutto un parco storico che svolge anche la funzione di
parco pubblico e nasce come luogo d'élite perché era una riserva di caccia di Re Carlo III e la sua costruzione inizia contemporaneamente alla Reggia ma non collegata alla costruzione della Reggia. Erano due entità distinte che poi verso la fine della prima metà dell'Ottocento, dopo il decennio francese, vengono collegati attraverso l'acquisizione di altri territori e vengono costruiti importanti edifici che sono nel bosco, come il Casino dei Principi e il Palazzotto Borbonico, e viene sistemata quello che noi chiamiamo il giardino anglocinese, quindi tutta la parte che è davanti la Reggia, lo spianato, il giardino anglocinese, che hanno una valenza meno naturalistica e più di giardino del diletto, di giardino ornamentale. Grazie al master plan che ci ha consentito di approfondire la conoscenza di tutte le componenti del giardino, abbiamo iniziato questo grande lavoro che è di restauro, ma noi dovremmo meglio dire di governo del giardino. Il recupero di tutte le architetture vegetali che voi vedete, questo effetto scenografico. Noi siamo nell'ambito del giardino tardo-barocco e quindi questo giardino formale con questo straordinario ventaglio di viali, questa esedra con le statue che stiamo tutte restaurando, e stiamo riproponendo le nicchie vegetali che erano andate perdute. Abbiamo poi riproposto le grandi spalliere vegetali dei viali. Erano cresciuti in maniera incontrollata e quindi avevano tutti i viali l'effetto del viale centrale a grottone. In realtà erano delle vere e proprie muraglie verdi. Il bosco si estende per ben 134 ettari, contiene al suo interno 19 edifici, quasi tutti in consegna al museo, ed ha una prevalenza di esemplari vegetazionali di lecci, è fondamentalmente un bosco di lecci, ma sono presenti anche tantissime rarità botaniche, perché specie esotiche anche, perché erano doni che le case reali europee e anche extraeuropee facevano ai Borbone. Le opere non sono solo nel museo, abbiamo anche le opere vive nel bosco. Questo è un appello a visitare insieme bosco e museo. Chiediamo di salutare i nostri telespettatori ricordando un po' quello che è stato anche l'adagio che avete scelto per questa magnifica iniziativa, che ovviamente è strategica per la campagna vaccinale. Lasciati contagiare dalla bellezza, è stato un adagio davvero molto molto indicato. Sì, e vorrei ringraziare la Regione Campania su questo, che ci ha dato carta bianca per invitare tutti a essere contagiati dalla bellezza. Io amo il contagio dell'amicizia, il contagio della bellezza, la conversazione, scambiare idee. Una volta torneremo a cenare insieme, torneremo al cinema, torneremo al concerto, torneremo al teatro e lì si facciamo contagiare dell'intelligenza, della creatività, del divertimento. La bellezza è tutto questo. C'è una dimensione del brutto nella bellezza, va ben interpretato e la faremo. Thank you.